Nello sport ci sono i giochi olimpici, nel cinema gli Oscar, per gli orologi il Gran Prix di Ginevra. Ogni anno il concorso mette in luce le innovazioni del settore e premia i suoi protagonisti. Gli orologi selezionati sono esposti nella città svizzera da martedì, in attesa della cerimonia di premiazione. I vincitori di questa 22esima edizione saranno annunciati il 10 novembre al Teatro di Ginevra. 90 orologi sono in lizza per aggiudicarsi uno dei 20 premi in palio. Quali sono le innovazioni sviluppate dagli orologiai? Andiamo nel Giura, una delle culle dell'orologeria. È in queste valli che nel 1884 è stata fondata Breitling, azienda pioniera del cronografo moderno. Qui si producono ancora circa 200.000 orologi all'anno. Il marchio presenterà al Grand Prix 4 pezzi, tra cui due nuove versioni del Navi Timer. Anche l'orologio subacqueo Super Ocean è stato ripensato da una nuova generazione di designer. Il nostro obiettivo è riunire l'intero patrimonio Breitling, estrarre i pezzi più iconici per costruire l'attuale portafoglio Breitling. Siamo circondati da collezionisti e storici che ci guidano nei meandri di ciò che è stato fatto nei 140 anni di storia del marchio. Quindi ci preoccupiamo di tirare fuori i pezzi d'archivio, di capirli, di analizzarli, li indossiamo. E una volta compreso il DNA del pezzo e il valore della marca Breitling, possiamo iniziare a progettare rispettando lo spirito del marchio. Oltre al design, l'azienda si è data una nuova missione: raggiungere la neutralità carbonica e privilegiare materiali responsabili. Copriamo le nostre attività attraverso i nostri 5 pilastri: prodotto, pianeta, persone, progresso e prosperità. E qui si vedono i risultati del nostro lavoro per coinvolgere i nostri fornitori, per affrontare realmente il tema del nostro impatto ambientale e per coinvolgere anche i nostri dipendenti nella sostenibilità. Poco più in là c'è la sede di un altro marchio iconico, TAG Heuer, fondato nel 1860 come Breitling a 4 pezzi in concorso. Tra questi il nuovo modello Monaco, uno dei preferiti dagli appassionati di sport motoristici, oppure questo Aqua Racer, con il quale è possibile immergersi fino a 1000 metri di profondità. Gioielli di precisione tecnologica. In TAG Heuer, TAG significa tecnologia d'avanguardia, quindi l'avanguardia è ovunque. La respiriamo in tutti i reparti, si percepisce questo spirito. È ancora più pronunciato nel nostro dipartimento chiamato Istituto, che è dedicato all'innovazione. Così immaginiamo, creiamo, scriviamo l'innovazione e tutti i passi futuri dell'azienda. A questa avanguardia uniamo sempre la ricerca della qualità e delle prestazioni, il design d'autore e uno spirito creativo. È nell'istituto che è stato concepito il Carrera Plasma, un orologio all'avanguardia che utilizza diamanti da laboratorio al posto di diamanti naturali e sfoggia un'incastonatura unica sulla cassa. Un diamante impiega da 1 a 3 miliardi di anni per crescere. Questo è stato coltivato in laboratorio, quindi possiamo ottenere pietre che hanno le stesse specificità dei diamanti naturali, ma in modo molto più veloce grazie alla tecnologia. Questo apre prospettive di design diverse e dirompenti. Tutti gli orologi in lizza per un premio sono stati selezionati seguendo norme rigorose dai membri dell'Accademia del Grand Prix di Ginevra, composta da centinaia di operatori del settore. Il 2022 è anche la consacrazione del sistema dell'Accademia, con 650 accademici che partecipano all'intero processo di selezione. L'abbiamo creato nel 2020. Questo ci ha permesso anche di definire i principi istituzionali del Grand Prix. Primo, la neutralità e l'imparzialità del processo di selezione. Secondo, l'universalità, ossia l'apertura a tutti gli orologi del mondo, non solo a quelli svizzeri. Infine, la solidarietà, che incoraggia tutti i marchi, anche quelli che pensano di non averne bisogno, a partecipare al Grand Prix. Il verdetto è nelle mani dei 30 membri della giuria provenienti da questa accademia. Ancora pochi giorni e sapremo i nomi dei vincitori.